Perdonanza Village è una tre giorni che inizia stasera al Parco del Castello all'Aquila, dove ci saranno momenti di degustazione, dibattito e cultura, con la presenza di personalità quali Angelo De Nicola, Antonio Massena e Andrea Spacca, e di tanta bella musica e divertimento con tanti artisti. Ne abbiamo parlato con il curatore dell'evento, Davide Romano. Davide Romano, dopo il Pinewood Festival sei chiamato a un altro atto di responsabilità, come organizzare gli eventi legati al Villaggio della Perdonanza. Com'è nata l'idea? Allora, l'idea è nata insieme ai ragazzi del GIN 6700 e Alessandro Maccarone, uno dei consiglieri comunali che poi ha coinvolto la consulta giovanile. Ci siamo messi insieme un po' di brainstorming e siamo arrivati insomma a questo pacchetto in pochi giorni, anche perché io ero impegnato su altri fronti. Diciamo sicuramente uno sforzo importante, anche perché ad agosto è ben difficile poi trovare varie disponibilità e tutto quanto, ma ci siamo riusciti. A proposito di disponibilità, chi sono gli ospiti più importanti? Allora, abbiamo oggi i gemelli di Guidonia, che faranno uno spettacolo teatrale, dopodiché abbiamo un DJ che diciamo recentemente ha girato parecchio con il Jova Beach, il Jova Beach Party, l'evento insomma di Jovanotti che tutti conosciamo. Domani abbiamo Amy Schilla, più una DJ TikTok piuttosto importante, da 1,7 milioni di follower, quindi abbastanza nel campo. E dopodomani invece avremo il party del Samsara, diciamo che è una festa a chiusura di tutta la manifestazione per i più giovani, insomma.